Salve, oggi assaggio due mie marmellate molto deliziose. Quella di limone, preparata qualche settimana fa, e quella di uva magliocco. Questa è dell'anno scorso. Sono due marmellate molto interessanti. Diciamo, questa si chiama marmellata e questa si chiama confettura. Tutte quelle che si ricavano con gli agrumi vengono chiamate marmellate, quelle invece che non si ricavano con gli agrumi si chiamano confettura, almeno così ho capito. Quella di limone è molto interessante, quasi un purificante. La prima volta che la preparo ne sono rimasto veramente entusiasta. Con delle belle fette biscottate si prepara in maniera artigianale, senza conservanti, senza stabilizzanti, senza polverine per fare addensare il tutto. Se ne ricava di meno, ma alla fine è un grande prodotto. Ovviamente il prezzo poi finale non può essere, come pensa qualcuno, di 1,50 euro, insomma, anche perché il lavoro è tanto e la resa è poca, però mangiate un prodotto veramente di altissimo pregio. Un vasetto del genere non si potrebbe vendere mai meno di 5 euro, 250 grammi. Per delle ragioni molto chiare, perché ci vogliono tanti limoni, deve sgrassare parecchio perché richiede molta sgrassatura questa marmellata. Provvedete come si presenta. Ecco qua. Provate a credere. Quando la mangiate siete proprio i limoni in bocca, proprio la fragranza, proprio il gusto, e sentite proprio un senso di purificazione. Proprio sentite proprio qualcosa di interessante nella bocca. È incredibilmente buono. Questa è una delle mie preferite al momento, anche se sono tutte quante di alto pregio, ma questa in assoluto credo che al momento la reputo al top. Poi abbiamo quella di uva magliocco, l'uva del nostro pergolato di casa, che è così generoso ogni anno a farci un po' di uva. Anche questa è un'ottima marmellata. Anche questa qua si addice con molti dolci nostri calabresi, vuol dire le nostre, come si chiamano, chinunille, e si possono fare anche altri dolci molto interessanti, le crostate, chiaramente. Anche questa è di grande pregio perché non è facile fare la marmellata alla confettura, in questo caso di uva, perché richiede tanto tempo. Anche questo, credetemi, è di grandissimo pregio e qualità. Ultimamente ho anche richieste di persone che chiedono la confettura di nespole, di molto di nicchia, ma anche quelle molto molto richieste. Nel mio campo, come vedete, sono alla ricerca di gusti di alto pregio, cercare di fare il massimo, però ovviamente stiamo parlando di prodotti di alto livello. Quindi il prezzo finale, ripeto, un barattolino di 250 grammi non potrebbe costare meno di 5 euro. Assolutamente. L'unica cosa che vi posso dire è consumatene di meno, fatevelo abbassare, ma il prezzo non potrebbe essere che questo. Altrimenti non potremmo neanche minimamente farle queste cose. Poi chi vuole preferire quelle di 1,80 euro, 2 euro, 2,50 euro, fino a qualche cosa, siete sempre i padroni. Noi abbiamo questo progetto. Tra l'altro progetto non ci interessa perché verremmo praticamente annientati dalla concorrenza, quindi puntiamo su questo. Nel caso non ne viene nulla, segnali ce ne sono, vuol dire che ce le facciamo per noi, le regaliamo a qualche amico, le barattiamo un po' e gustiamo finché possiamo questi prodotti locali nostri che sono molto interessanti. Ho in attività almeno una ventina di confetture di questa natura più o meno. Vi saluto, io faccio la colazione, dopo devo fare un altro tipo di confettura stamattina. Alla prossima occasione a Croparati, provincia di Cosenza, da Michele Expert.